Michele, intanto Michele, ti chiamo Michele? Per forza. Perché tu in realtà non sei nato Michele, No, io diciamolo. biologicamente sono nata donna, mi chiamavo Veronica. Ad Senti, oggi. poi scusami, io ho visto le tue foto e devo dire che eri anche una bellissima donna, Bella una gnocca ero. bellissima. Sì, era una bellissima donna, però sai com'è? La disforia di genere è tutt'altra cosa ad essere lesbica o gay o tanti altri generi. Disforia di genere, sì, per quanto potevo essere bella, ma non accettavo il mio corpo, vorrei essere bello, diciamola così, Perché in dai. realtà tu potevi rimanere, cioè ti potevano piacere le donne, ma potevi rimanere benissimo Assolutamente, ma donna. evitavo tantissime cose. Cioè, se avessi accettato il mio corpo, evitavo tantissime, tantissime cose. Evitavo lo stare male, evitavo testosterone che sono bombe micidiali, evitavo operazioni, cambio documenti, evitavo tante cose che poi non sono rovine, perché per me è felicità, però potevo evitare tante cose, però io, dato che sin da piccolo mi sono sentito maschietto e sin da piccolo fino ad oggi mi sono sentito sempre attratto dalle donne, e di conseguenza. Ma tu hai detto sin da piccolo, però No, cioè io immagino che non è che a 5 anni, 6 anni, 7, a 10 anni tu lo sei capisci da. consapevole, no, No, di quello che stai capisci. passando. No, vabbè, consapevole non lo puoi essere. Cioè, io felice di averlo fatto in tarda età, questa scelta, eh. Lo consiglio, nel senso, perché a volte si fanno degli errori, a volte si può scambiare un'identità di genere con un essere gay o lesbica e accettare il proprio corpo, e sono due cose totalmente differenti, ok? Da piccolo ho sempre visto i maschietti come, non gelosia, perché io non ho mai provato né gelosia né invidia, però volevo essere come loro. Cioè, io sognavo di sposarmi con una ragazzina, capito? Sognavo il matrimonio con una donna, sognavo il fidanzamento, diciamo quando mi faccio grande la vado a prendere, capito? Con motorino, con la macchina, sognavo sempre accanto a me una donna, cioè quindi sono stato sempre attratto dalle donne, però avevo un corpo che non mi permetteva poi di espormi così tanto, perché poi per quanto posso essere così, no? Aperto, ma sono anche altrettanto timido. Sì, questo non sembrerebbe, sinceramente. Sembri anche piuttosto deciso, anzi convinto di quello che Ma questo fai. te lo porta quella vita. Ti porta la vita, no? Le batoste. Io non ho avuto una vita semplice. Io ho perso mio padre in tenera età, avevo solamente 8 anni. Ho avuto mia madre che è stata la mia ancora, tutto, mia madre è stata tutto per me come mio fratello, la mia famiglia. Ecco, tua madre ti ha appoggiato, Mia ti ha madre osteggiato. Come l'ha presa? mi ha sempre appoggiato, a parte che io a 22 anni ho fatto coming out, non ho fatto tanto. A mia madre a 22 anni ho detto che mi piacevano le donne, non l'ha presa subito bene, è normale, cioè per una madre. Vedendo una figlia femmina, diciamo, dissa con una femmina, la madre aspetta sempre la femminuccia che dice mi dai nipote e si sposa con un bel ragazzo, no? Questo la madre vuole, no? Ok, però mi ha stretto a sé, ha detto mamma, ma tu sei felice? Ho detto mamma, io sono felicissimo di questa cosa. E lei ha detto io sono felice insieme a te. Più di questa risposta che mi doveva Eh dire, certo. poi piano piano. Anche tuo fratello? Mio fratello sì, mio fratello il fatto di che a me piacessero le donne, anzi, dato che lui è molto geloso, quindi era contento il fatto che non doveva competere con i maschietti, no? Nel senso che sennò succedeva. Ecco, tu in realtà diciamo, ti sei reso consapevole di quello che stavi passando, di quello che volevi. L'hai detto tu in tarda età. Effettivamente è No, recente la no, cosa, tarda no, età, non no? è Tu sei tarda. giovanissimo. No, Tarda età fa sì, ridere, infatti, giovanissimo, una no? volta. Ecco. Tarda età, nel No, senso sei che io giovane, sono. c'hai 39 anni, quindi sei giovane. Però Sì. dicevo questo, questa cosa l'hai decisa di Oh, no, recente. il mio cervello è scattato a quell'età. Però io sono sempre. Cioè, io volevo essere sempre un uomo. Cioè, sono sempre voluto essere un uomo. Ma in realtà l'ha deciso di recente, questo Sì, dicevo, no? perché non avevo il coraggio prima di affrontare una realtà che poi sto vivendo altrettanto dura. Io, cioè, alla fine quando tu
ti scatta una molla nella testa. Cioè, all'improvviso decidi, non sei tu a decidere, è proprio la tua anima. Cioè, perché io ho sempre vissuto in un corpo, per quanto da donna ero una grande gnocca, no? Veramente, se trovassi una persona, anche se sono accompagnato, è una donna bellissima, ma scusa. Sei fidanzato? Sì, assolutamente. Fidanzato, come innamorato, si chiama? Carla. Carla. E la amo tantissimo, siamo distanti, e lei ti appoggia ovviamente? Ma vedi tu. Cioè, sì, ma a parte che lei mi amava, mi ha sempre amato anche quando ero Veronica, perché lei mi ha conosciuto da Veronica, si è innamorata della mia testa, perché io dico sempre, sono stato sempre un eterosessuale, anche in un corpo sbagliato. Non mi sono mai reputato una lesbica, una cosa, no, sono stato sempre eterosessuale. Mi sono sempre piaciute le donne, ho sempre sognato una famiglia insieme a una donna, perché mi sono sempre sentito uomo. E quello che mi ha fatto poi prendere questa decisione. Ho detto, perché devo soffrire in un corpo che non è mio, quando posso essere felice su un corpo, andare in giro, andare a sposarmi e tante altre cose belle stando in un corpo che io voglio. E un anno e mezzo fa è successo lo scatto mentale. Mi guardai allo specchio e guardai Carlo e gli dissi, amore, senti, non ce la faccio più. Lei ha fatto, che succede? Io non mi accetto più. Non mi accetto più perché non mi vedo più. Mi ero trascurata, mi ero ingrassata. Non ero più Veronica di una volta, perché comunque non stavo più bene. Non stavo più bene. Immagino oltre la sofferenza psicologica, però anche alla sofferenza fisica, sì, comportata dall'iniezione del testosterone, no? Il testosterone sono bombe, cioè è tipo droga, cioè, è come se stessi sempre sotto, no? Sei sempre attivo, ti dà sbalzi di umore forti, ti fa stare accelerato. Poi dipende dal picco alto al picco basso, perché quando sto al picco alto sto bene, quando non va al picco basso incomincio ad andare tipo in una certa depressione, cioè capito come? Perché? Perché è tipo, perché non è la sostanza, perché ancora ho ormoni femminili che emanano, ormoni femminili nel mio corpo, perché ancora devo intraprendere le operazioni a breve, per fortuna, e quindi ancora non si è stabilito il mio corpo. Infatti le analisi mie sono sempre sballate, per il testosterone ho la tiroide sballata, il colesterolo cattivo, ho la vena del cuore che non mi pompa bene più come una volta, ho diverse problematiche per via del testosterone. Però il testosterone ti ha fatto crescere i peli, ti ha reso un po' uomo, ti ha reso più uomo. Non so peli questi, sembra cialopece. C'ho quattro peletti che mi dicono, ma perché non ti rasi? E io rispondo sempre, ma tu lo sai che un anno e mezzo che mi bombardo di testosterone e fa crescere questi quattro peli? E se me li devo togliere, cioè no, è fatto certo. Allora, senti Michele, tu hai deciso di parlare oggi di questa, sì, di questa tua storia. Sì. Tanto ti chiedo, perché hai deciso di renderla pubblica? Per dare forza a tutte quelle persone, e a quelle persone che non hanno il coraggio di intraprendere un percorso non solo di transizione, perché ci sono tanti vari percorsi, ma non solo, c'è anche il percorso per esempio che è grasso, ad esempio, no? C'è SASLIV e non hanno coraggio di operarsi, non hanno coraggio di fare, no? Tante cose così importanti, però per la vostra felicità ne vale la pena, ne vale la pena, sì, si soffre. Proprio arrivi a un punto che dici, ok, devo scalare quella montagna, poi piano piano ci arriverò. E io do questo messaggio a tutte quelle persone che non hanno coraggio. Se ce l'ho fatta io, ce la possono fare tutti. Perché anche io ho avuto mille dubbi prima di intraprenderlo, certo, perché l'ho intrapreso tardi. Cioè, l'ho intrapreso a 36 anni, cioè non l'ho intrapreso a 20 anni, a 20 anni, certo, capito? Con un fisico più forte, perché comunque l'età più avanza e più il fisico... Cioè, no, non è che dici... Certo. Ci vuole coraggio, ci vuole determinazione. E poi ne parliamo oggi, perché oggi è stata una giornata importante. Oggi è il giorno più bello. Ovvero sia? Oggi ho fatto il processo, dopo... Vabbè, io ho un avvocato molto bravo, nel senso che mi ha fatto... Dopo 5 mesi neanche,
Alessandro Gentiletti, il tuo avvocato. Dopo 5 mesi mi ha fatto già avere il processo per fare le operazioni, intervento al seno, all'utero, esportazione in tutte e due, e tra 15 giorni, 30 giorni al massimo mi opero. L'ho fatta questa cosa e riuscirò a vedermi come ho sempre voluto vedermi. Il giudice poi che cosa ha deciso? Il giudice è fantastico, una donna veramente molto socievole, premurosa, mi ha dato l'ok, è andato tutto bene e addirittura facciamo il cambio nome, già abbiamo fatto le pratiche anche per il cambio nome perché ho avuto molti problemi per quanto riguarda le. Infatti anche questa cosa che mi hai raccontato un episodio che ti è successo a Napoli, vorrei che lo raccontassi. Dai, è fantastico. Mi fermano i carabinieri. Però ci sorridi, quindi va sì, bene. Sì, vabbè, è normale, perché poi ormai ci fai l'abitudine. E mi fermano i carabinieri e mi fanno patente. E io la patente. E questa si ferma, fa no, la carta d'identità. Io la carta d'identità. No, il libretto di circolazione. Ho fatto, scusate, ma... Però io, dimenticandomi del fatto che io stavo in transizione, sulla patente era in un modo e dal vivo in un altro, dopo l'ho capito, ho detto no, scusate, ho fatto, io sono, sai, un uomo trans, sono in transizione, sto cambiando il genere, identità, ho fatto, forse, no, non ti crediamo, ti ho rubato la macchina, quei documenti, è tutto mio, ho fatto, senti, ho detto no, non ci crediamo, un'ora, e dopo per fortuna che avevo i documenti, perché avevo fatto la visita dell'endocrinologo, apposta, ecco perché ero andato a Napoli, e ho dato i documenti e da lì si sono tranquillizzati, cioè nel senso hanno visto, ecco perché il problema poi dei documenti, sussiste il problema dei documenti, su questo. E poi dopo mi hanno lasciato, con la multa, però mi hanno... T'hanno rilasciato, sì, insomma. Sì, io pensavo mi arrestavo, ho fatto reato perché sto a cambiare, no? Sto a fare la transizione, un reato. Senti, non si può dire che non sei napoletano, no? Ma in realtà tu saresti un ternano d'adozione, perché... Sono ternano. Da quanto tempo stai a Terni? 31 anni. Ma 31 anni non c'è un accento ternano, ma com'è possibile? Ma con mamma fa. Ma con mamma, mamma fa, ma veramente? Ma con mamma fa, no. Perché io comunque... Non c'è l'accento. Perché io a casa parlo napoletano, amo Napoli, amo anche Terni, perché Terni mi ha cresciuto, mi ha coccolato, mi ha fatto studiare, io a Terni ho fatto tutto, gli amici... Però nel sangue mi scorre il napoletano, ho la compagna a Napoli, ho tutto a Napoli, lavoro a Napoli, tutto a Napoli. Lavorerai a Napoli? Lavorerò a Napoli, ho cambiato totalmente vita, prima ero un agente di commercio, poi il Covid mi ha massacrato, come tanti commercianti, non sono l'unico. Purtroppo sì? Purtroppo sì, ho cambiato vita e a breve ho fatto delle visite. Marina? Marittimo. Sarai un marittimo, sarai anche il primo trans marittimo? Sì. Tu sarai anche, tu sei anche il primo trans a Terni? Sì, da donna a uomo sì. Da uomo a donna no, ci sono. L'uomo ha più forza rispetto a fare queste scelte, evidentemente. Così forse magari per il giudice sono stato il primo da donna a uomo. Infatti sto facendo solo interviste oggi, no? Senti, ma pentimenti? Mai pentito, non porto né rancore né pentimenti e non rimpiango nulla nella mia vita. Ma penserai che ti mancherà qualcosa di Veronica? Guarda, quando avrai completato la transizione? Forse dico, quando farò il primo intervento. Per 39 anni ho portato... Il seno, per dire, no? Forse magari quando lo tolgo dico, oh, grazie Gesù Cristo! Poi dico, mamma mia, mi sento vuoto. Non lo so come posso reagire. Però sono solo felice e spero al più presto. Io lo farei anche domani, però le carte burocratiche vanno un po' a lungo. Ecco, volevo chiederti come ha reagito tua madre quando gliel'hai detto, in parte l'hai già accennato. Mia mamma all'inizio diceva, ma quando mai, che stai facendo, non è che ti manca la donna, ma non è un fatto della donna, cioè è un fatto di sentirsi bene con se stessi, è come quando uno è grasso, no? E fa la palestra e si dimagrisce, e poi dopo si ama, dice, ah, come sto bella, no? E la stessa cosa vale per me, cioè non è un gioco fare una transizione, non è un gioco, cioè
tutto quello che sto facendo non lo faccio per sfizio, perché comunque ho una maturità tale da comprendere quello che sto facendo e quello che sto diventando, e sempre più orgoglioso di me stesso. Quindi insomma tua madre ti supporta in tutto e per tutto. Stamattina è venuta con me in aula, il giudice ha detto: signora, non parli, però è napoletana, non può non parlare. Quindi comunque la sua battutina, la sua parola l'ha sempre fatta, l'ha sempre detto. Ecco, volevo chiedere, mi interessa sapere se hai subito episodi di bullismo, sì. Michele, nell'arco della tua da vita. Da quando ho iniziato la transizione, però. Ah sì? Sì, perché io sto su un social. Solo verbali oppure anche fisici? No, anche fisici. Fisici, però soltanto che mi so difendere molto bene, fisicamente. Poi magari su una fotocamera non si vede, però da vicino si vede, no? Mi sono piazzato bene. Però sì, sono sui social dove combatto tutti i giorni per dare forza a persone che non riescono. Ci sono anche genitori che non accettano, genitori. Ci sono persone che vengono insultati, genitori che insultano figli e cacciano da casa i propri figli perché non si sentono bene con loro stessi. E io questo voglio dire, meglio avere un figlio gay o un figlio transessuale che un figlio morto che poi te lo piangi. Ecco, volevo lasciarti infatti con un messaggio, volevo chiederti se lanciavi un messaggio, l'hai fatto adesso. L'ho lanciato. In bocca al lupo Michele e buona vita. E vive lui. No, volevo chiedere un'ultima cosa, ma lasci sì. Terni allora? Dopo tutti dopo 31 anni lasci Terni? Ma vengo. No, ma io ho sempre lasciato Terni, non sono mai a Terni, sono sempre fuori. Il mio lavoro mi ha sempre portato fuori. Però sì, ho sempre. Faccio un po' e un po', però ci sarò. Ci sarai anche perché tua madre resta qui e tuo fratello restano qui. Le mie nipotine, ecco. La mia vita. Grazie Michele, grazie in bocca al lupo di nuovo e quindi buona vita. E viva lui.